Vai. Allora, buongiorno a tutti, sono l'avvocato Cerchiara. Buongiorno e buon autunno, perché l'estate sta quasi per terminare e quindi bisogna augurare qualche cosa, che anche se c'è ancora un po' di estate da vivere. Buona estate anche, sia buona estate che buon autunno, allora va, diciamo questo. Siamo qui per parlare della questione dei vaccini. C'è questa legge, noi come Asso Consumatori, tramite me abbiamo fatto questa istanza al governo, al Presidente della Repubblica. Premetto che io non sono contro i vaccini in generale. In quanto tali. Però, posto che ci siano degli elementi farmacologicamente validi in questi che loro chiamano vaccini. Sì, perché se è necessario dal punto di vista medico, i vaccini vanno fatti. Però quello che non va bene è la struttura normativa di questa legge, perché è una legge che praticamente obbliga i cittadini a sottoporsi a tutta una serie di vaccinazioni, i figli dei cittadini a sottoporsi a tutta una serie di vaccinazioni, sono parecchie vaccinazioni, e peraltro tutte assieme prevede delle sanzioni piuttosto gravi in un periodo di crisi. È questo che non va, è questa normativa che non va, perché io come giurista devo dire questa frase: dimmi che normativa fai e ti dirò che sei, chi sei. E sei praticamente un legislatore pessimo, che con quella norma che hai fatto, con quella legge che hai promulgato, con quella legge che hai previsto, praticamente tu non fai gli interessi. Inventando tra l'altro una strana emergenza e falsificando le cose in televisione, perché la cosiddetta ministra della sanità ha dichiarato, e lo possono fare solo i mentecatti, che a Londra, in Inghilterra, ci sono stati per 2 anni consecutivi 230 morti tra i bambini inglesi a causa del morbillo, il che è una pura assurdità. E invece in Europa è tutto il contrario, che l'Italia è l'unico paese al mondo che ha normativizzato la vaccinazione obbligatoria, e mentre in Europa la vaccinazione è quasi completamente facoltativa. Quindi, allora, ritorniamo al punto di prima. A seconda delle norme che fai, io capisco quali sono le tue intenzioni, e tu, legislatore italiano, non avevi intenzioni di salvaguardare la tutela collettiva dei bambini e della socialità. Tu volevi premiare alcuni interessi di carattere sanitario che nulla hanno a che vedere con la sanità. Naturalmente i vaccini realizzano certi effetti e quindi ci si può nascondere dietro questi effetti, ma così come è strutturata la legge è strutturata per obbligare, e sembra una forma di obbligazione che noi non abbiamo visto neppure nelle epoche passate, non lo so, dobbiamo ricorrere a tirannie nel corso della storia in cui si imponevano delle cose. Bene, non c'è niente di paragonabile a questo, fatto così negativo, senza l'intervento dei genitori, senza l'intervento di alcune indagini prevaccinali, senza praticamente inventando una emergenza che non esiste e poi sottoponendo alcune sanzioni gravissime. E queste sanzioni dimostrano che praticamente l'obiettivo non era, come una formazione politica ha detto e come una formazione politica esistente nel nostro Parlamento ha auspicato, preparando una legge che armonizzasse il rapporto tra medico, istituzioni sanitarie e genitori. Non voleva realizzare questo, voleva realizzare altri obiettivi. Ma da come? Ecco, qui noi adesso, io ho dato tanti consigli a tutte le persone che mi hanno chiamato da tutta Italia su come scrivere la lettera all'USL e poi presentare questa lettera con la raccomandata con ricevuta di ritorno al dirigente scolastico, e poi utilizzare l'istanza mia andando da un avvocato della propria città e facendo ricorso al giudice di pace.
c'è tutto un percorso. Coloro che mi vogliono chiamare al 333-8784-312 mi possono chiamare, e, oppure possono inviare un'email a m.cerchiara@mclink.it e io invierò tutti questi consigli. Ma quello che l'importante che volevo dire oggi, dal punto di vista giuridico, perché io non prendo una posizione ideologica contro i vaccini, io ho una posizione giuridica negativa di questa legge, e questo ho scritto anche nelle mail che ho inviato alle persone che me lo chiedevano. Non sono contro i vaccini, sono contro questa legge che è anticostituzionale. Ci sono tanti profili di incostituzionalità, ma quello su cui voglio parlare oggi è questo aspetto, che questa legge qui, ecco, ve lo dico in alcune, questo è un articolo che io ho scritto in materia di norme che riguardano la tutela del consumatore. C'è un limite che il potere pubblico incontra ed è dato dalla previsione che il legislatore deve compiere rispetto a quello che come effetti negativi potrebbero prodursi nei confronti di altri principi costituzionali. Che cosa vuol dire? Che c'è un principio costituzionale della salute pubblica, ma c'è un altro principio, la tutela praticamente del soggetto che non deve essere assoggettato a trattamenti obbligatori sanitari. Quindi, come ha risolto la Corte Costituzionale da circa 50 anni, 60 anni questo problema? Lo ha risolto praticamente individuando un bilanciamento di questi principi costituzionali. Quindi si deve tener conto dell'uno e si deve tener conto dell'altro. La legge non ne tiene affatto conto. E questa mancanza di bilanciamento è praticamente quello che dal punto di vista dottrinale e forse anche la giurisprudenza poi lo ha tratteggiato, si chiama eccesso di potere legislativo. E quando è che si verifica? Questo non lo dico io, lo dicono delle sentenze, lo dicono la dottrina in materia giuridica, costituzionalistica. L'operato, si ha eccesso di potere legislativo quando l'operato del legislatore rivolto a deludere l'applicazione dei principi costituzionali sotto l'apparenza di rispettarli. Quindi rispetta un principio, che è quello della sanità collettiva, però affossa l'altro. Quindi questo è un eccesso di potere legislativo. Finalmente, ecco, io ho voluto dire questo concetto affinché si individuasse la ragione per la quale mi muovo, perché io odio gli eccessi di potere legislativo. E spesso il nostro legislatore nel corso degli anni ne ha fatto grande uso, e questo purtroppo è un fatto molto triste. E volevo sottolineare questo aspetto perché così si individua il profilo giuridico in cui questa legge è mancante. È mancante non solo sul piano costituzionale, per questo, ma è mancante sul piano sanitario, sul piano umano, e direi, oserei anche dire sul piano spirituale, perché non tener conto di certi aspetti che riguardano la libertà della persona significa anche toccare questo profilo. Quindi questo vi volevo dire, vi volevo salutare e augurare a tutti buona estate e buon autunno. Chi mi vuole chiamare può farlo al 333-8784-312. Tenendo sempre a mente, come ho detto, che io ho da percorrere un percorso legislativo. Non sono qui per fare il rivoluzionario, ma per rispettare la legge e in particolare la Costituzione. Ed è in questa ottica che mi sono mosso. Quindi, di nuovo, buona estate a tutti e buon autunno a tutti. È stato